Oh, ma lo sai, sono stato a Viareggio, su Imola, ho fatto una strage su Imola a pescare. Ho preso le trofe, ma tu vedessi, c'avevo vai. A Viareggio, su Imola, c'è le trofe, ma tu vedessi le trofe, gli hanno trofe salmonate. Ma a Viareggio in mare? Certo, in mare, le trofe tu devo pescare, via, sveglia, le trofe, ragazzi. Dove peschi le trofe? In aria? Che volano? Ma nell'acqua dolce? Ma nell'aria, certo stanno nell'acqua le trofe, per forza. Viareggio c'è l'acqua, sia dolce o salata, vedi, sono diciamo cose che uno può scegliere se pescare a salato o a dolce. Certo, e uno decide se pigliare la camola, il barino o il mais, che non si sa mai, capito? Ma io ci vuole, il barino ci vuole, perché la trota sente il barino e la viene proprio, certo, ma poi lo sai, ero a Viareggio, vado a pisciare, ho sul bagno asciuta, metto un piede, un porcino. Un porcino di un chilo sotto la sabbia. No. C'era un porcino osso, ci ho fatto un risotto osso. Ci ho fatto un risotto la fin di nuovo. Sì, ma te tu dici cazzare, andiamo. Io devo stronzare. No, via. Io ci vedrò, ma insomma a me mi sembra bischerare. Ma poi la cosa grande che a parte ho fatto. Ero lì, ho fatto stasera fuori risotto, ma nel monte ci ho messo funghi nelle rote. Hai acqua nella bocca, non è per vantazione, ma come lo fo io il lampredotto con la trota? Ma come il lampredotto? Le proprio trote si sposano bene, sono cose proprio di tutte. La famosa salsa verde si fa con una base di trota. No, bisogna pigliare la trota e via questa trota, diciamo, e la va a speziare. Che vuoi insegnare a me? Che vuol segnare la mia fama? Io ti insegno nulla, però a me non mi ha sentito questo discorso. Ma tu la sentia perché tu sei sordo? Ma che tu sei sordo, tu la sentia? Sì, lo sanno tutti a giro lo sanno tutti.